Storie e misteri siciliani, scritti dal destino, di Fabio Fabiano. Napoleone Colajanni. Dopo aver svolto un ruolo da leader, di fatto, dei repubblicani in Parlamento, muovendosi da promotore di iniziative parlamentari come l'inchiesta sull'Eritrea del 1891 e la denuncia dello scandalo della Banca Romana nel 1892, la questione morale fu centrale per Napoleone Colajanni nella sua attività parlamentare. Sentiamo in merito Lino Buscemi. Fu moderno anche per quanto concerne la questione morale. Lui non era un moralista, però poneva il problema morale, nel senso che etica e morale sono binomio inscindibile e dunque da parte di chi governa e da parte di chi amministra ci deve essere un supplemento di impegno di combattere ogni forma di corruzione, di parassitismo, di intreccio indebito tra affari e politica. E sulla questione morale è stato intransigente, lo abbiamo visto in occasione dello scandalo della Banca Romana. Fu lui ad alzarsi in Parlamento e a puntare l'indice contro Giolitti per quello che avveniva nella Banca Romana, un intreccio di affari tra banchieri e politici che hanno determinato una condizione intollerabile per quell'istituto di credito al punto tale da prefigurare un disastro di natura economica, coinvolgendo in quel giudizio negativo politici di alto bordo, a cominciare da Crispi, che aveva delle pendenze con quella banca, a finire pure a Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Quindi stiamo parlando di un'intransigenza morale che non era moralismo, che si fondava proprio sul concetto della eticità del comportamento. Nessuno si può permettere, specialmente quando fa politica, di perseguire interessi poco chiari e di creare intrecci criticabilissimi tra potere e affari. Sono queste cose che hanno determinato una condizione ingestibile allora e continua a essere così oggi. Nei primi anni del Novecento fu leader dei fasci dei lavoratori siciliani, rompendo duramente con Francesco Crispi nel 1894 per lo stato d'assedio in Sicilia. Ma lui non poteva accettare di fare il ministro degli interni con Crispi, perché con Crispi ha fatto una breve parentesi, è stato in perenne disaccordo. Lui vedeva in Crispi la reazione e la vide con gli occhi quando Crispi, da ministro dell'interno e presidente del Consiglio, represse con violenza i fasci siciliani. Quindi con Crispi non poteva avere un dialogo. Contrastò Crispi per questo suo conservatorismo e questa forma di reazione. Crispi nacque incendiario e morì pompiere e lui non poteva accettare questa trasformazione, diciamo, subitanea che non rispondeva a nessuna logica se non nel rendere un servizio al potere che in quel minuto lo aveva portato ad essere il capo del governo. Ma la sua azione morale di denuncia non si fermò neanche dinanzi all'organizzazione mafiosa. Infatti, nel suo celebre pamphlet Nel regno della mafia, pubblicato nel 1900, denunciò le connivenze tra mafia, politica e pezzi dello Stato corrotti, in occasione dell'eccellente omicidio mafioso del marchese Emanuele Notabartolo, avvenuto nel 1893. Il 12 aprile del 1895 prese parte da promotore al congresso fondativo del Partito Repubblicano Italiano, del quale Giuseppe Gaudenzi fu eletto primo segretario politico. Fu sempre rieletto alla Camera per 10 legislature, sino alla morte. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nonostante le sue idee antimilitariste, fu un fervido sostenitore dello schieramento interventista. Si oppose palesemente contro l'Avanti, organo stampa del Partito Socialista Italiano, criticando aspramente le simpatie bolscheviche di parte del Partito Socialista Italiano. Morì il 4 settembre del 1921 e, come accade con tutti i politici veri e di razza che si sono opposti in qualunque tempo e epoche al potere imperante, possiamo affermare che Napoleone Colajanni fu colpito da quella che Lino Buscemi definisce la damnatio memoriae. La damnatio memoriae che spetta ai bastian contrari, a quelli che non la bevono, a quelli che non sono mai integrati nel potere. Il potere si vendica,
le persone che rivendicano libertà di pensiero e di azione alla fine vengono messe all'indice. Quando uno non fa parte della logica spartitoria, quando uno vive la propria dimensione in piena libertà, la parola più carina che la politica dice è quella che sto per dire. Ad esempio, oggi quando una persona per bene, e sono poche, fa politica e non si vuole sporcare le mani e rivendica un ruolo di autonomia, i politici di oggi dicono alla siciliana: chi c'è un cane con canuscio paggiore. Cosa c'è di peggio di una frase del genere? Cioè, anziché esaltare, lodare una persona che vuole fare politica all'insegna della trasparenza e della pubblicità e delle mani pulite, lo si critica gratificandolo con un appellativo cane che non conosce patroni. Perché? Perché è uno che rema contro, è uno che crea disturbo, e il potere ha bisogno di yes men, il potere ha bisogno di serventi, il potere non ha bisogno di persone autorevoli e di persone capaci di agire con la propria testa e di agire con correttezza e soprattutto con rispetto per la funzione. Ad ogni buon modo, come abbiamo dimostrato, nonostante il destino fosse stato beffardo, il tempo, che si dice essere un galantuomo, ha restituito a Napoleone Colajanni i suoi meriti e la giusta memoria che si deve a un grande politico, protagonista del suo tempo. Il suo corpo è inumato ad Enna, presso il cimitero comunale.